dopo anni un po' difficili in cui la spesa per la cultura ha un po' faticato, sono un paio d'anni che registriamo un incremento delle spese degli italiani per la cultura. Il valore dei consumi culturali ammonta complessivamente, secondo i dati Istat, a circa 70 miliardi di euro. La parte afferente al consumo culturale propriamente detto, cinema, teatro, musei, vale 31 miliardi di euro, quindi una cifra molto importante, che significa per ogni famiglia italiana mediamente 130 euro mensili di spesa per consumi culturali. Questi dati, nella loro generalità, sono dati quindi positivi, c'è un incremento rispetto all'anno precedente, tuttavia ci sono luci ed ombre, nel senso che spesso, come ovviamente è comprensibile, abbiamo diverse Italie, abbiamo l'Italia del Nord, abbiamo l'Italia del Mezzogiorno, abbiamo l'Italia delle aree urbane rispetto alle aree interne. Il tema quindi della partecipazione culturale è un tema enorme che meriterebbe e meriterà una maggiore attenzione delle politiche pubbliche, non soltanto quelle centrali ma anche quelle locali, che devono sempre più essere consapevoli che l'obiettivo fondamentale è guadagnare nuovi cittadini alla partecipazione e all'esperienza culturale. Questo è un po' il messaggio che manda Federculture, proponendo una nuova qualità dell'offerta culturale attraverso l'attivazione delle imprese culturali che Federculture rappresenta in tutta Italia. E è molto importante che Roma abbia una sua fiera di settore sulla cultura. Crediamo che questo successo che oggi si è come dire, manifestato, non solo come in termini di visitatori, ma anche come in termini di iniziative come quelle che oggi noi rappresentiamo, come stamattina con i musei, il sistema museale. Questo è l'inizio di un percorso che dovrà sempre di più avere in Roma un punto di riferimento, di discussione, di elaborazione di proposta e anche di presenza della lunga filiera che riguarda la cultura in questo paese.